Il samurai Nobumitsu era un discepolo laico del maestro Zen Ekichū. Questo monaco godeva anche la reputazione di essere un ispirato pittore e le sue opere erano molto apprezzate. Un giorno il samurai venne a fargli visita nel suo monastero di Jukufuji per ordinargli qualche dipinto sui suoi temi preferiti. Vorrei pregarvi di dipingermi qualcosa che illustri questo frammento della celebre poesia. Dopo aver cavalcato tra i fiori, lo zoccolo del cavallo è profumato. Il monaco prese il pennello e con qualche abile tratto schizzò una farfalla posata su uno zoccolo. Il signor Nobumitsu citò quindi i famosi versi. La brezza primaverile spira sulla sponda del fiume. E il maestro dipinse un ramo di salice ondeggiante al vento. Sempre più ammirato del talento e della spontaneità di cui dava prova l'artista, l'appassionato di pittura gli chiese ancora di illustrare questa poesia zen. Un dito puntato contro il cuore umano indica la vera natura del Buddha. Ekichū scosse il pennello, schizzando qualche goccia d'inchiostro sul volto di Nobumitsu. Sorpreso e irritato, il fiero samurai fece una smorfia di fastidio, che il maestro immortalò sulla carta. La cosa fece ridere i samurai, che insistette per avere un dipinto illustrante quella natura del Buddha. «Mostrami la tua vera natura e io la dipingerò», dichiarò il maestro. Il samurai fece per aprire bocca, ma il monaco afferrò il pennello e, gishi gishi, lo spezzò in due. E nel silenzio che seguì il gemito del bambù, il discepolo conobbe il suo primo lampo di illuminazione.